Ma il problema non è archiviare come se non fossero accadute le vicende di questi giorni. Dal mio punto di vista, qui esprimo un'opinione personale, ma è del tutto evidente che non sono rimovibili le parole, le espressioni che sono state usate. Evocare il colpo di Stato, operazioni eversive, l'aggressione verbale inaccettabile nei confronti del capo dello Stato, che in questi anni è stata la figura garante. Quindi come si fa ad andare avanti con domani ci sarà genere? Domani ci sarà un discorso che il Presidente del Consiglio farà al Parlamento, e quando dico che ciascuno si assumerà la sua responsabilità, la sua quota di responsabilità, io posso anche immaginare che una parte del centrodestra prenda atto che quelle parole, quelle espressioni non erano ricevibili e che ci sia la possibilità di un avvio diverso per una maggioranza anche in parte di segno diverso. Vedremo domani.